Esercizio numero 7, due aste cave A, B e CD, lunghe 40 cm entrambe, una di rame e l'altra di ferro, sono poste allineate in modo che alla temperatura ambiente di 27 gradi centigradi le loro estremità vicine B e C sono distanti, c'è uno spazio vuoto di 1 mm. Invece le estremità lontane A e D sono bloccate rigidamente alle pareti. Questo è il disegno, la situazione fisica, quindi le due pareti, le due aste di rame e di ferro. In questo caso sono lunghe uguali 400 mm ciascuna, 1 mm lo spazio vuoto tra loro. Due domande. Le estremità vicine arriveranno a toccarsi se le aste vengono riscaldate a 100 gradi centigradi facendoci passare dentro il vapore d'acqua? Vedremo che non si toccheranno, quindi la temperatura andrà alzata ancora di più per farle arrivare a toccare. Bisognerà tirare su la temperatura a 116, qui è scritto 113, ma in realtà è 116 gradi centigradi. Questa è la seconda domanda. Vediamo lo svolgimento. Chiamiamo 1 tutto quello che riguarda la prima asta di rame e 2 tutto quello che riguarda la seconda asta. Quindi le lunghezze di riposo, cioè le lunghezze iniziali sono L01 e L02. Ricordiamo che non si chiamano LO ma L0. E ricordiamo che in teoria L0 è la lunghezza a 0 gradi centigradi. Qui invece partiamo da 27 gradi centigradi, quindi dovremmo partire con questo esperimento da 0 gradi centigradi, però si può dimostrare che l'errore che commettiamo è trascurabile. Poi abbiamo i due allungamenti, delta L1 e delta L2, quindi l'asta 1 si allarga verso destra, l'asta 2 verso sinistra. La temperatura sale da 27 gradi centigradi a 100 gradi centigradi, quindi c'è un riscaldamento pari a 73 gradi centigradi, che possiamo anche scrivere come 73 Kelvin. Infatti ricordiamo che gli intervalli di temperatura delta T è indifferente esprimerli in gradi centigradi o in Kelvin. Ricordiamo infatti come è fatta la scala delle temperature. Nella parte superiore ho messo i valori in gradi centigradi, nella parte inferiore in Kelvin. Quindi abbiamo meno 273, lo zero assoluto, 0 gradi centigradi, 2700. Questi sono i gradi centigradi, i corrispondenti valori in Kelvin sono 0 assoluto, 273 Kelvin, 300, 373. Quindi le temperature naturalmente sono diverse, però gli intervalli sono uguali. Infatti, fra 27 gradi centigradi e 100 gradi centigradi ci sono 73 tacchette, 73 gradi centigradi. Ci sono 73 tacchette anche tra 300 Kelvin e 373. Quindi le estremità di questo intervallo hanno valori diversi, 2700 in gradi centigradi, 300 e 373 in Kelvin, ma il numero di tacchette, cioè di gradi che sono compresi all'interno di questo intervallo, sono sempre 73 tacchette, sia in gradi centigradi che in Kelvin. Torniamo al problema, dobbiamo dimostrare che quando scorre il vapore d'acqua qua dentro a 100 gradi, le due aste non si toccano ancora. Cioè che l'allungamento delta L1 più l'allungamento delta L2 sommati insieme non arrivano a 1 mm. Calcoliamo quindi i due allungamenti delta L1 e delta L2 con la formula della dilatazione termica, che è la lunghezza iniziale L01 per il coefficiente di dilatazione termica lineare dell'asta di rame per l'aumento di temperatura che è 73 Kelvin. E lo stesso facciamo con l'altra asta, quella di ferro. Quindi la lunghezza iniziale L02, che è lunga sempre 400 mm, come nel caso dell'asta di rame, perché sono lunghe allo stesso modo. Poi devo metterci il coefficiente di dilatazione termica lineare del ferro o dell'acciaio, che alla fine è simile, quindi lambda 2, e poi l'aumento di temperatura, che è sempre 73 Kelvin. I valori dei due coefficienti, lambda 1 e lambda 2, li posso trovare o in internet o sul libro di testo oppure in questo file, dove c'è un po' di tutto. Per esempio ci sono i calori specifici che a noi qui non interessano. Però se noi scorriamo lungo il file, a un certo punto troviamo i coefficienti di dilatazione lineare. A noi serve il rame e l'acciaio. Per il rame il valore è 17 per 10 alla meno 6 diviso grado. Per l'acciaio è 11 per 10 alla meno 6 diviso grado. Quindi lambda 1 del rame è questo valore qua. E lambda 2 dell'acciaio o del ferro è questo valore qua. In realtà sono valori dell'ordine di 10 alla meno 5, 17 per 10 alla meno 6 è 1,7 per 10 alla meno 5. A conferma che i solidi, grosso modo, hanno valori di coefficiente lambda di dilatazione termica lineare dell'ordine di 10 alla meno 5 diviso grado. Grado centigrado o grado Kelvin è indifferente, perché tanto questi coefficienti rappresentano l'allungamento
in corrispondenza di un solo grado di riscaldamento. Ecco perché poi dobbiamo moltiplicare per quanti gradi sono, in questo caso 73. Dunque andiamo a fare questi due calcoli. Vediamo però come si utilizza la calcolatrice per scrivere 17 per 10 alla meno 6 o 1,7 per 10 alla meno 5, che è lo stesso. Non dobbiamo scrivere 17 per 10 elevato alla... No, non si fa così. Invece dobbiamo scrivere soltanto 17, eccolo qua. Poi per 10 alla basta schiacciare questo tasto che si chiama exp. Infatti vediamo che quando schiacciamo exp viene fuori per 10 alla, questo e più vuol dire per 10 alla. Adesso devo inserire meno 6, cioè l'esponente, utilizzando però il meno, non quello della sottrazione ma quello del cambio segno, quindi questo qua. Perciò meno 6 e vediamo, quindi 17 e meno 6 vuol dire 17 per 10 alla meno 6. Moltiplichiamo quindi per 400 e per 73 e otteniamo 0,4964, che approssimiamo a circa 0,50. L'unità di misura è millimetri perché i kelvin si semplificano. Facciamo la stessa operazione sotto con l'altro allungamento e otteniamo 0,32 mm, quindi l'asta di ferro si allunga un po' meno rispetto a quella di rame. Questo è ovvio perché il ferro ha un coefficiente di dilatazione termica lineare 11 per 10 alla meno 6, che è minore di quello del rame 17 per 10 alla meno 6. Dunque i due allungamenti sono stati 0,50 e 0,32 mm, la loro somma non arriva a un millimetro, la loro somma infatti si ferma a 0,82 mm. Per questo motivo le aste portate a 100 gradi con il vapore non arrivano a toccarsi.